se sei loggato. Vabbè, neanche Nick è loggato, eh? Neanche No, io Andrea. sono Allora loggato. Ci siamo. No, No, dai, sono ci siamo. loggato io. Ah, vabbè, ora ti ho visto. No, in effetti non 7, 7, c'è. Sì, allora siamo 12, 20. Se arriva Aziel, ce 20, la facciamo. 16, 17. Quello che facciamo tutte le sere, migliore, tentare di conquistare il mondo. 4 idol ce li abbiamo. Non credo Ah, che Mythic ciao. sia aperto per Alliance. Ciao. Ci sono. Ciao. Mi manca. Eh sì, perché se non è così fuori sia lui che Tommaso. Ah, è aperto, è aperto. È aperto, ok. Ah, ok, perfetto. Sì, allora ci siamo adesso quando arriva notte, quando scende la notte. Quando scende la notte, la notte. Resta sola. La testa a parte va in giro. Ma io ho dubbi di non Oh, entrare, avrai gattino giusto un rivedo. maledetto. Io ho tirato fuori la Fenice. Aspetta che arrivo, arrivo. Tu lo sai, è vero, che fine fa quella Fenice lì? Ti gira una secchiata d'acqua dalla raffa. Sì, te la Allora, butto. siccome avete ammazzato lo scriba, lo scribacchione, io farei Kel'Thuzad. E poi andiamo a fare il mitico. Sai. Che credo che l'arma faccia gola a un po' di gente. Sì, che ballare enorme qui davanti alla pietra farà contenti questi ordoni ristretti. No, aspetta, so quale monte tirare fuori. Mimironet! Ecco qua. Questo qua, il Sì, in calderone. effetti, Namma Questo qua è il 252. calderone. Mi sa che muoio stavolta. Io sono qui nei dintorni della pietra, ma non vi A chi vedo. manca l'invito? Alright. Nessuno. No, mi sa che ci stanno tutti. Vieni qua, Rafa. Uno sullo Eccoci. spuntone. Ottimo. Vai. Vada, dottore. Piuttosto che niente, c'è quello col mammut che interferisce con lo. Questo caga Non mi cazzo. ascoltare. Basta. Fai la nanna. Molla. E si manca Aziel e eventualmente Fabio, quindi 20 dovremmo esserci. Aspetta che. Fabio non so se logga. Fabio non logga? Ma Penso. prima c'è Kel'Thuzad, no? Sì. Sì, Possiamo era vedere in per fare qualsiasi il conteggio. combinazione. Aspettate però che io non so il salvataggio. Uscite. No, ho appena entrato. Se quando Devi stare arrivate fuori e mi darci una mano togliete su un mi bonale. fate un favore, grazie. Datemi un Chi è che minuto. ha il salvataggio? Scribacchione. Basta, ora nero. Credo anche Dillo. No, io no, non c'ero. Ah, è vero. Dalla ride, Raffa, È per quello che l'abbiamo fatto. Ferrosette. Ciao. Ferrosette entra. Ciao. Ecco Marco. Ah, Marco. Un attimo che arrivo. Ho resettato. Ti do idero, Abbiamo devo fatto puoi anche un entrare io. sacco di boss senza di te, però. Quanta gente c'è? Abbondantemente più di dentro. Grazie. Ok, io sono entrata. E adesso basta che ti ridò la leader, giusto? Aspetta, tieni a tu, quindi. Sentry. Tanto dovrei avere l'assist, Quasi quasi attiverei lo skip se ci fa ancora lui lo scherzetto di entrata all'inizio. Click. Puoi attivare lo skip? Sì. Qualcuno clicchi. Anche se... E entrata per No, il là resto. lo devo guardare, lo scopriamo. Prova.
scuso, Vedder, l'ho già summonato. Eccomi. Vediamo fra quanto pigli uno scappellotto. No, ha tirato una mini cuscinata al gattino e gli si è storto un ciuffo di peli vicino agli occhi. Mi sta facendo morire. È attivato, Beppe. Sono sì, buono clicchi. Tipo attivo. Esattamente, summonando te, Tommy, ma nessuno clicca. Ho fiducia, ragazzi, fiducia. Fiducia in voi. Non Provaci di nuovo. Allora, meno male. La raffa è dentro. Yes. Dani. Può avere un summon? Eri l'ultimo della lista, ti stavo summonando. Lo so, in ordine alfabetico. LOL. E Marco. Gli altri ce l'hanno tutti? No. Vai a cagare. Dove sai che ti dico? No, che sto summonando, sta fermo. Vieni che ti puccio. Allora, cacchio siamo. Che brutta immagine. Cool. Prova. Vabbè. Io ho summonato tutti, gli altri vengono a piedi. Ciao. Miau. Miau. Ci fa entrare qui vicino. E che è successo? Incredibile. È buggato. Ho attivato lo skip. Quanto pare mi fa rientrare dall'inizio? Cioè dal piano, no? Ah, vale. Ma qua siamo entrati vicino a qualcosa che tu sei. Maledetto Ascalon. L'ho visto da qui, è stato bellissimo. Ma non ho capito, ma come. Quindi quell'aggeggio si può attivare anche in volo? No, in volo no, devi stare fermo. Che rompicoglione sto Ascalon. Dov'è? Dov'è che. Ma perché invece io sono spuntata in fondo alla cosa? Perché ho sbagliato qualcosa? In fondo dove? Cioè non sono spuntata dove c'è il Tuzzad. Hai preso il portale, quello di ghiaccio? Sì? No, no, ho preso quell'altro, aspetta che torno indietro. Ma io niente, cioè, io sono entrato nella cosa, ma si chiama? Nell'istanza e mi ha portato qua. Ma perché era giù dentro, non so. Aspetta che rientro. Mi è riuscito di curare notte. Ecco. Ciao oh, Lorenzo, ben arrivato. Quindi se io esco dal raid lì, intanto dovrei arrivare lì. Per la madonna, già. Ento? Ok. Yeah. Buono pure. Cioè, attenzione quando ti siedi, Una cosa ho droppato cioè, non ho mai droppato una sega, manco dai boss. Io manco quella. Droppo una cosa e mi dici subito. Tutto dove stai? Dove stai? Che... Fermo. Ecco. Maledetto. Che adesso se provo a fare la schivata col druido non mi viene tanto bene, però un problema di coordinamento fra due giochi. Ma chi è che non ha ancora preso loot? Nel senso di trash loot. O io? Io non ho ancora proprio niente, è più usato. Io prete. Aspetta, ti posso restare. No. No, è rilasciato? Sì, è ti stavo restando? No. Fra una volta volevo essere gentile. Niente, la buona per dopo. No. Non si droppa. Si droppa tanta bella roba.
sarò parlato in abisso. Io sonno. Allora. Spalline sarebbe un buono. Droppa il collo bis. Metto giù il calderavo. Meraviglia. E basta. Anche il trinket è carino da Iver. Allora. Mamma mia, quella testa lì, se la devo passare. Io vorrei i pantaloni. Della fiasca. Ma hai fatto sto coso? Lo spieghiamo rapidamente. Allora. Da dove partire? Allora, ci saranno degli ad in giro. Dovete principalmente non farvi acchiappare da questi ad. E quelli invece che avranno il nome mio o di notte dovranno essere silenziati. Poi praticamente dobbiamo ammazzarlo tre volte e alla quarta eroismo e muore per davvero. Ogni volta che lo ammazziamo c'è una mini fase con gli ad. Questi ad quando muoiono dopo 10 secondi resuscitano fino a che lui non ritorna in vita. Per farlo tornare in vita devono praticamente andare al piano di sotto alcune persone e picchiare l'urna di Kel'Thuzad fino a che perde il 30% di vita ogni volta. Quindi il gruppo che scenderà è il gruppo 2 più Luzdovic più Ellistre. Quindi fondamentalmente tutti melee tranne Sentryl e come healer Ellistre. E questo quindi scusa, un healer di backup? Un healer di backup lo designiamo per però entrare, no? Dici, se caso muore. Se muore Ellistre vai tu, John. E cazzo. Allora, adesso sto stare zitto. Esatto. Quindi questo praticamente in generale è la tattica del, cioè è come funziona il fight quando lui praticamente arriva l'ultima volta che resuscita, è praticamente una DPS race, bisogna ignorare gli add e tirarlo giù più in fretta possibile. Questo perché riempirà la stanza di merda. Ora durante la fase principale, quindi praticamente è fase principale e fase con gli ad che si ripete per tre volte. Nella fase principale succedono un paio di cose a cui stare attenti. La prima è che metterà un timer sopra la testa di tre persone e praticamente dovrebbero essere una stella, un pallino e un viola, e dopo 3 o 4 secondi cagano una spike di ghiaccio. Questa spike di ghiaccio deve essere uccisa, ma ogni volta che ne muore una mette un debuff che fa molto male, quindi occhio gli healer. Quindi come la gestiamo? Ne ammazziamo due subito, più contemporaneamente possibile, lasciamo scadere il debuff e poi ammazziamo la terza. Quindi se siamo bravi, due vanno sulla stella e sul viola e una un po' più lontana, tipo sul pallino, in modo tale da ammazzare le due vicine e poi quella lontana. Lì chiamerò qualche cooldown difensivo. Che altro fa? Ti mette un cerchio blu gigante sotto le chiappe, quello va condiviso. E ti mette un root per qualche secondo che possibilmente va dispellato dagli healer. Gli healer magari si dispellano prima loro, si mettono in salvo e poi iniziano a curare. Basta, chi può farsi un'immunità la usa su questo cerchio di ghiaccio sotto le chiappe. E in ultima fase, quando vi targetta con questo cerchio di ghiaccio, e lo fa praticamente ogni 5 secondi targetta una persona, la persona targettata va fuori e muore. Non si condivide niente. O va fuori e si bolla. Ma mi raccomando, non state nel gruppo perché fa troppo male. Per il resto è più semplice da fare che niente da dirsi. È un po' che non dico fondamentalmente. Esatto. Chi inizia a tankare? Questo?
Ok. Mettete giù un banchetto oppure senza, facciamo. E li prendo in banca, aspettate un attimo. Anche un'altra persona che non è Marco. Ce ne stanno pochi in banca. Sono 6 6 under. Volevo mangiare il banchetto, ho preso il potere. Metto lo standard di mette picco. Ok, siamo tutti pronti, vero? Sì. Un attimo, sì. Facciamo Vitrix Fiasca, Beppe Fiasca, penso di averla presa. Ah, è vero, non l'ho presa. Mi aveva addormentato il scudo. Qualcuno la dava a Beppe, per favore? Chi ne ha preso due? Io ce ne ho due, serve. Beppe, me l'hanno data. Ok, quello con scritto sopra AFK. Al tab. Com'è che è morto? Non so. È aggrado. Il teatro e gli altri. La spike giallo. Vediamola. Grande, questo è un hacky. Individere. No, si bolla. No, avete la bolla di morire. No, l'ultima fase. Ah, ho capito. No, scusa. Ok, yeah. Vado giù io allora da healer. Vedi che lo sapevo? Se l'ha tirata. Capito, con la bolla muori. Potevi dirlo come devi scendere senza ammazzarlo. È vero. Fate gli altri che si chiamano morti, per favore, subito. Prendo io tutte e due i depositi. Ok. Tutti deve venire giù. Vai. Perfetto. Le Banshee, interrompetele. Interrompetele. E lascio, non ammazzatele, non ammazzatele. Mi sa che sotto siamo pronti. Sì. Mi sa. Victrix non essendo qui. Ah, mi sono perso più. Non ammazzatele. Ok, vai, tiratevi giù. Ah, no, fuori. Vedete? San giusti, san giusti anche sotto. Mi abbi con il mio nome. Le spike mettetele al posto giusto, per favore, arrivano. Facciamo prima pallino e stella, cioè insieme rifacciamo. Porta il boss qua. Darkness Nico. Ok,
che gli odd che sono. No, okay. Oh, che sono dividere. No, mi ghiaccio. Okay. Prima shottato. Per strage vivo. Tancano. Boh, Elisa, recupera le tue anime. Non so perché. Non lo so. Dividere. Ghiaccio. Ok, yeah. Ah, devo anche prenderle. Bella questa esperienza da tank. Mi servirà il futuro. Manca un healer per andare giù. Ma devo fare time warp, eh? No. Manca ancora un bot. Tirate su. Scendi tu, Elwen. E tra 10 secondi tiro fungibile. Auguri, Galil. Provate a non ucciderli perché tanto resta. Mori. Yeah. Ottimo. Yad con il nome. Interrompetemi. Vai, le spike mettete nel posto giusto. Ok, facciamo quelle due vicine, verde e stella. Darkness Victrix. Darkness Dillion. Termiton. Grab. Siamo morti, niente. Cos'è successo? Gli add ci hanno. Prima di sì, almeno sono passati tre cast di add e poi c'era il debuff dei pilastri che facevano tutto il domani. No, beh. Se hanno rilasciato che magari ci possono rilasciare. E questa è la cosa bella di... Il controllo. C'è qualcuno che presta? Ottimo. Sì. Grazie. Ok. Thank you. Scusate, praticamente quando ci stanno gli add, cioè, non devo fare DPS, se no vanno giù troppo velocemente, o sbaglio? No, devono, se riesci a guardare sulla destra, c'è la vita del filatterio, rimasugli, non so come cazzo in italiano, dica il Tuzad, e quando vedi quello lì fasa al 60% e 20%, quindi quando vedi che è tipo al 65-68% puoi ammazzarli, ma solo quando lui non c'è, se no gli add vanno uccisi. Sì, quando lui non c'è, dico.
Quando lui non c'è, se, cioè, poi si possono portare bassi di vita, e poi quando è tipo verso il 68-65% si possono ammazzare, che tanto giù riesce a impiegare 10 secondi a restare. Però mi raccomando, ranged, priorità interrompere gli add, quelli necchi o notte, quelli lontani. Five, four, three, two, one. You meddle with my affairs for the last time! Cad. Che giusta cazzo di aggro fa. Dio buono, prima il DPS. Condividere. Dispel. Vai di per su boss. Ottimo. Giù chi deve andare. Gruppo 2 più luz 12 più listre. Le banci attivate, le cose verde. Dai, vabbè, con danni sugli hard. Ok. Priorità agli ad con il nome. Le spike al posto giusto. Prima quella con la stella. Aspettate di distruggere l'altra, fate prima gli ad notte. Condividere. Darkness, Nico. Occhio a quelli che hanno i segni in testa. Ah, ma non ci sono tank. Ci sono tank. Ah, non volete whippare. Okay. Ah. Allora, ciao. Gio, se mi identico chiamamelo, però. Che cosa?
è che boh, non è, boh, a me è sembrato di averlo tankato, ma probabilmente ce l'avevi ancora più il boss. No, mi sa che ho preso il ladino per andare a prendere le cose. Quelli che correvano. No, la prima volta l'ho ripreso di Andro, ma non stavo neanche facendo danno, quindi la seconda l'ho preso io. La seconda intendo. No, la seconda ho sbagliato io. Giusto. Ci sta. Cioè, di scelte a fregare ce ne vuole comunque. No, stavo guardando le cam, stavo cercando di capire dove ho sbagliato. Però sì. È andata bene. Non ce la facciamo a buttare una un'altra persona in più dentro il batterio? Ma possiamo, però in realtà, cioè, sono andati abbastanza bene sto giro. Anzi, sì, andava bene. No, per fare più veloce, così non c'è bisogno noi di dover aspettare fuori. Però tanto se, cioè, o tirate giù gli add molto veloci, però adesso mi sembrava che, cioè, o vi state fermando, però c'è qualcuno che non sta facendo DPS sugli albi sopra? Ci si ferma. Perlomeno. Io praticamente. Arco, secondo me, agli add non ha fatto danno perché è sceso dalle count in modo spaventoso. Esatto. Mi sentite? Ma tu. Sì. Sì. Ma anch'io uguale, ho rallentato. Giù, il problema è che giù. Già, secondo me, l'Istra è. Cioè, poi all'ultimo giro farà un po' di fatica a tenerne 6 di giocatori. Però, no, se volete. No. Ma non c'è bisogno, penso. Ok, dai. Ad notte. Oh, non riesco a portartelo via. Countato due volte. Sono bullato. Però mi sa che ce l'ho ancora. La spike. Ok, a posto. E adesso poi campate, no? Dividere. Ma ti bolli, si bolla. Bollo, via. Fate gli ad notte, se vuoi, sì. Abbiamo 8 secondi per ammazzare il boss. Ok. Giù chi deve andare? Marco, picchio del ciao. Teschio, se ti devi fermare. Ciao. Vabbè.
secca. Dai, vai col DPS sopra. Priorità agli ad con il canone. Veloce. Urca. Non l'hai domandato tu. No, non... è stato nel chi? Un ladino, mi sa. Che poi... Pike al posto giusto. Stato disconnesso. Fate la stella, quello con la stella. Contrattura. Darkness, Nico. Interrompete i cosi, condividere. Interrompete i notte. Ammazzateglieli veloce. Ok. Guard con il mio nome, 8 tra 5 secondi c'è da condividere o bollarsi. Mi bollo. Ok. Vai, perché il tuo Zad, abbiamo 6 secondi. Senta quelli con gli occhietti sulla testa, coete. Sotto chi deve andare? Ecco, danni pure. Con il nome rompeteli Pike al loro posto, stella per prima, stella è verde, tiratele giù insieme per favore. Darkness Vitrix Anti-Magic Shield, condividere contato in mezzo dato. Oh, ma erano lontanissimi. Ok, dai, tenete. Occhio che arrivano tanti danni, Zilio Darkness. Raga, le spike però messe di merda, cioè vi ho detto di metterle sulla stella, sul viola e sul pallino, cioè là dietro. Poi là ci sei qua a Rai. Sto arrivando, aspetta. Sto prendendo indietro le cose, minchia. Ho detto 21.000 gold di roba, va bene. Tutta. Porca troppo.
Portasse sfiga al banchetto, ma quasi quasi non lo faccio. Questi sono quelli che ci ha lasciato Saizen. Saranno pieni di goofing. È Marco? Sì. Che cosa è? Beh, stai rapendo qualcuno che c'hai sta voce? No, c'ho le cuffie e il microfono. Ha le cuffie di quell'inviato di Canale 5. Fantacci a lei? No, sai, come si chiama quello lì che è? Boh. No, Tonino Canino. No, no, quello lì che faceva finta di parlare dentro tipo un elicottero, invece era dentro il motore della macchina. Non so come si chiama, Salvo Sottile, poi. No, boh. Johnny Pigia. Pigia. Johnny Pigia. Qual è il migliore di questi due? Edonismo o incredibilmente? Anche devo Johnny. Gluttonoso, credo. Tutto il giro. Edonismo. Ma Corrado? Sì. Beh, l'ho Johnny, visto adesso. Dobbiamo portarlo in ride, se arrivasse un pochino prima. Ogni pool è una storia del bar. Ah, sono inquietanti, tra l'altro, a tratti. Johnny Pigia. Del pigiamino di Franella, tra l'altro. E ieri sei incazzato col pigiama. Stava menando tanto, però un po'. Poi cambiato orientamento. Cioè, sei incazzato il pigiamino di Franella quando ancora non hai detto. No, non gli aveva detto. No, ma in realtà Tato non ha detto nulla, ha detto solo il pigiama, non ha fatto nessuna battuta, però lui già la pensa male. Solo per... stai fuori. Ok. Solo perché ha citato il pigiama, già avrebbe menato. Se... Ma chi è? Ho perso un pezzo. Ma mi sa che non vi incontrate mai voi, sai. Ma dove cazzo mi ha fatto restare? Enrico, quello che ha il tabacchino. No, che tabacchino, forse l'ho un bar tabacchi, tabacchino bar tabacchi, non fa altro che fare ricariche, lui si occupa della parte tabacchino, la moglie del bar. Sì. Ma no, è lui che chiude il bar. Ah, no, io chi rimane dopo mezzanotte conosce queste storie, conosce la sua vita. Arriva, non potete andare a letto prima della mezzanotte, siete pazzi. Raccontava che a lui piace il tabacchino. Sua moglie... Non dare spoiler, se vogliono se lo vengono ad ascoltare. Insomma. La moglie ha voluto aprire il bar. Che cazzo, scusa, noi facciamo le ore piccole. Niente, entrate, fate prima. Entro? Vabbè. Sì. No, devo fare tutto il giro del nostro... Intanto ripariamo, va. Riparare, eccolo qui, martelletto. Il giorno sacro del mercoledì. Il giorno delle sigle, il mercoledì. Il giorno delle sigle. No, mi piace chiacchierare, dite fuori delle storie che hanno dell'inverosimile certe volte, perché giustamente si ripara con della gente che... Prossimo raduno è in quel bar. Ragazzi, state attenti perché lui ha una festa con i suoi amici. Ha messo il Gutarax nella torta. Quindi... Ecco. E mi ha aperto un mondo il contatto con la foto. Quello mi ha aperto un mondo.
Sì, effettivamente ero, quando mi ha chiesto il numero, ho detto ero troppo curioso di vedere la foto di Enrico. Avrai si sposava benissimo col pigiama che ha postato Tato, quindi si vede che si conosco. Cos'è questo? Chi è Tusano? Il Tusano. Tusano. Che è il tuo freaking zat? Vabbè, bisogna fare tipo un summit, fare una specie di raduno notturno del venerdì, una cosa del genere. Ci ritroviamo su Discord e ci ascoltiamo i racconti. Li facciamo fare tardi, diciamo. Racconti della mezzanotte, una nuova collana di libri e racconti. Minchia, ne ho di storia da si giochi, ma... Oh, è bella. Hai messo il pigiamino? No, è che mi avete fatto venire la curiosità. Sono andato a vedere la foto, ma non riesco a capire. Non l'avevi visto. Ma sul collo, cos'è che gli esce? Guarda, la testa di una quaglia? Cos'è? Un fagiano. Che sta benissimo con quel pigiama che hai postato. Quindi, secondo me. Cioè, ditemi che bestia c'ha sul collo, sembra un fagiano, cos'è? Si è tatuato una quaglia, cos'è? Tutte cose che sono cucinate sono buone, da... a parte la quaglia. Sarà mangiato. Ah, vabbè, io traduco tutto in cibo. Ma quello sì, è una pernice forse. una starna. Si è tatuato l'ordine delle sigarette, ma leggendolo allo specchio lo sbaglia sempre quando le ore. La cosa divertente è che sentirà queste storie dal video di Gali caricato sul gruppo, se mai lo guarderà. Sono attestati di stima. Quindi sono... Esatto. Se uno si è tatuato un cazzo sul collo, non so. No, guarda. Ma cosa fosse? No. Potrebbe essere una nuova domanda da porgli. Deve lui parlare. No, di notte. Fight nel posto giusto. Tato non è il posto giusto. Via da quello sguirlo. Su qualsiasi dei marker va bene. In teoria sulla stella qua, se vedi la stella. Ok? Pardon. Da notte. Condividere. Anzi, si ghiaccia. Non fatevi toccare se avete gli occhiali. E ok. Giù qui deve andare. Detto COVID. La banca un po' alta. Ok, potete ammazzarli. Gad con il mio nome.
Hunter interrompe i quelli lontani. E spike al posto giusto, please. E facciamo insieme queste due, porto un boss qua sotto. Darkness Nico. Due con gli occhietti. Quindi bollati, bollati dai. Sono gli abbi notte. Rompeteli. Occhio che arrivano un po' di danni dalla spike. Ok, pure andare. È con me controllato. Pareva che non c'è. Cure. Ando col mio nome, interrompete quelli lontani, tanto lo do. Condividere con tua mano. Fatti spell se riesci. Ok, quelli con gli occhi. Sul boss, sul boss, vai sul boss. Prima che finisce il cast. Sentry è morto, non curato. Giù chi deve andare? Vai, salve. Aspetta, non morì. Ne fai, Emiliano. Stavo uscendo, non sono riuscito a fare a tenere su Benedetta. Dai il mio nome. Spike al posto giusto. C'è un mezzo target. Ancora sotto il boss. Sì, single target sulla stella. Sulla stella. È sul teschio, quello che è. Non spaccatele tutte e tre, raga. Non fate AOE. Pronto il miaggio. Fate gli ad notte e lasciate stare le spike. Non so chi ce l'ha. Danni in arrivo, darkness. Occhio questi ad, non fatevi acchiappare. Eccolo qui. Vi conviene stunnare Slayer. Tipo me, stai. Ad col mio nome. Beh, questa è più di me. Stare vicino di vivere, condividere. Dove? No. Occhio agli addini. Occhio agli occhi. Dobbiamo morire perché sennò quei due player che resuscitano così fanno parecchio bordello. Wipe. Correte qua in fondo. Il ghiaccio. Mamma mia, fa 35k questo pavimento ghiacciato. Mandiamo giù anche Comana.
Grazie. Grazie. Ciao. Ah, ma cazzo, non ho le... Ma giusto. Le chiamate di Ascalon. Le pietre giuste. Devi salvare il mondo. Sì, scusa, salve ho cose da fare. Devo salve fare cose. Devo salvare il mondo. È arrivato pure la nipote. Ciao, buonanotte. Grazie. Poverini. Sicuro di niente, dai, ci sentiamo. Ciao. Ah, posso. Tante care cose, ciao, ciao. Amore. Pensate come non è stato già. Mo? Il colmò, tutt'altro sai cosa è tanto. Tu Mago lo sai cos'è il colmò? Io buono, sì che lo so che cos'è il colmò. Riloggo. Eccomi. Potete restare, please? Ancora. Grazie. Non costi più di acqua. Io te l'ho acceso per riscaldarti in modo che fai la pipì e lavati i denti. C'è importante qui. YouTube, capito? YouTube. Ascoltate questi ottimi consigli. Così viene. Tornate per altri consigli. Dai, concentramento. Di Gianfra, vai giù anche tu. Ok. 4, 3, 2, io no. 1. No, tu sei fuori pure. Sono discriminato da attaccare. Discriminatissimo, gli altri con il mio nome. Contetevi. Pike. Marco Gianna. Fatto. Proviamo lì. Occhio, quando c'è la freccia in testa devi andare sul mare. Panic. Ma ci stava lavando di non stavo ascoltando il consiglio. Consigli per gli add con notte. Condividere con Elwen intanto. Dispel. Arriva. Prendi ok giù. Velocissimi sugli ad con il mio nome. Veloci, veloci, veloci. E tra 3 secondi ci sono le spike da piazzare.
due da una parte e due dall'altra. Non sul ghiaccio che si muore, da sulle scale. Ok, facciamo le due vicine. Tutti sotto, tutti sotto le due spike. Darkness Nico. Occhio qui, Cappy. Add che si chiama la notte. Interrompeteli. E condivide il ghiaccio un attimo. Ok, occhio che facciamo l'altra spike. Occhio agli addini. Ok, ottimo, così è pulito. Alto il nerone. E tra 3 secondi c'è da condividere. Condividere. Suspense, ce l'abbiamo. Okay. Occhio che c'ho gli occhietti, non fatevi acchiappare. Non state sul ghiaccio. Giù chi deve andare? Picchiate gli ad grossi. Bomber. Okay, l'ho messo. No, ma vai a fare in culo. Yad con il mio nome, velocissimi. E le spike mettete al posto giusto. Facciamo bene questo che è andato quello, eh. Spike al posto giusto. Bene, grazie, un po' indietro. Ma niente, facciamo Stella e Viola, portiamo il bosco in mezzo alle due. Tech League. Ok, Viola, 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 Viola. Darkness, ok. È un catero. Condividere con Comana. Usato in difensivo. Ma sti spense ce l'abbiamo. Per rompere gli ad. Arriva un'altra spike. Cure, 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 cure. Di cure. Ah, tardi, tardi, raga. CD. No, io non ce l'avevo, c'ho il cooldown. Ma Hiro quando va fatto? Quando riesce? L'ultima fase. All'ultimo, beh. Buono se sono forti, coppie dei figli. Due esplode in due secondi. Guarda quel grosso bastardo. Madonna. Se lo fai tankare, non rilasciate, rilasciate. Ho chiuso sta porta. Sì. Due gruppi al via adesso, 10 minuti. Grazie. Metto un martellino se dovete riparare. Sì, Beppe, facciamo così. Però vedrai che saremo fortunatissimi e sarà un heal.
Buonanotte. Rompete. Spike. Ad con il mio nome priorità, velocissimi, lanciateli. Non capita così bravo. Spike al posto giusto, due vicine. Solo due vicine. Facciamo le due vicine stella viola. Darkness. Add con si chiama la notte, priorità. Interrompeteli. Ghiacciati. No, condividere. Bravissimi io. Bravissimi. Add con il mio nome. Per romperli. Condividere. Ghiacciati, c'è la tartaruga. Sì, però non scusa, mi sono. Non c'è il mass dispel, no? Funziona. Tutti gli occhi. Ok, andate giù, chi deve andare?
ammazzateli pure qua sotto. Fuori, fuori. No, ma Dio, chi? Ha pure te da sbalzato mentre uscivi. Ah. Da stare attenti, lo fa sempre quella cosa lì. Add con il mio nome, velocissimi. Batte rossuto umana, rapidi. Grazie. Fatto, fatto. Ok, le spike al posto giusto. Beh, per adesso. Ok, stella viola. Avanti. Occhio chi ha le cose. Darkness Victrix. Agli occhi, occhio, che ce ne sono due in mezzo a noi. Ok, chi ha questo Frost Blast va fuori, muore. Il boss è fatto il guard. Ghiaccio di Marco. E il cast degli Ad. Okay. Arriva la spike. Occhio con gli occhietti, occhio con gli occhietti. Mi shottano. Add con il mondo interromperli. Dateli. Condividere questo. Non ce l'hai. Condividere con comando. Masti spell. È ancora una fase dentro a questo momento. Sì, ma sì. Dura due secondi. Andrea? Ehi. Perché non facciamo la tattica di mettere le zone verdi qua all'entrata tutte le volte? Le zone verdi all'entrata? Sì, quelle che silenziano. Perché silenziano gli altri? Sì, silenziano gli altri. Sì, ma le zone poi spariscono e quella è la posizione dove spawnano gli scheletri. Non rilasciate? Non ho sbagliato. Cioè, lo so che è una meccanica tattica per Mythic, però le tre bolle, quando despawnano, spawnano anche lo scheletro. Se vengono messe tutte nello stesso punto, tutti e tre gli scheletri spawnano nella stessa posizione. Invece di essere, tipo, noi circondati, 10 scheletri tutto intorno. Ah. Ma così che gnocchi di brutto dopo così, però. Si può fare, però dovete interrompere tutti, esatto. I cast degli ad, cioè... Impeccabile quel cast. Segniamo chi interrompe, tanto sono marchiati, no? Non credo siano marchiati. No, non sono marchiati. Vabbè, siete 800 ranged. I melee praticamente non... Cioè, picchieranno quelli vicino al boss. Ranged potete direttamente iniziare a picchiare... quelli più lontani. Io ho suggerito quell'idea solo per il semplice fatto che ogni volta che devo venire in mezzo per il shock del Glacial Spike ci sono sempre tre persone con gli occhietti che non si muovono e ci prendiamo anche esplosioni degli attini. Ci sono morto già due volte per colpa di quello. È vero.
Possiamo provarla. Chi ha i tre cerchi neri si mette qua all'entrata. Giù. Vai pure. Notte, interrompeteli. Non sovrapposto ovviamente le tre cose. Comunque io li vedo con un marker. Spike? Sì, hai ragione. Cioè, no, così almeno siamo sicuri che vengono interrotti. Che per esempio ce ne siamo persi un'ora. Spike? Sicuramente io ti avevo usato un sale su stesso. A destra. Proprio lì. Alto il mio nome. Dividere. No. Vai. Sentate nel ghiaccio che non rilasciate. Tu senti nel ghiaccio. Batterre su qualcuno. The Rock. Un healer. Guardate che rompiballe. Ho scelto la faccia. Siamo rilasciati. Batti tutti? No, no. Maledetto. È un pelatone che è rimasto vivo. Ma che è successo? Ecco. Anche me no. Nessuno ha condiviso. Sì, c'erano tipo 4 persone che hanno condiviso. Ah, ok. Non avevi la mascherina e ti sono stato più di no, no, mascherina vaccinata, siete stronzi. Da prendere un goccio d'acqua, arrivo. Si stacco, notte. Ciao. 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 Ma dovete condividere, no? Sono venuto a condividere. No, non c'è no, più stato se non avete già rilasciato, aspettate. No, avevo capito di non rilasciare, ho fatto... Maledetto. L'altra volta era venuto giù più facilmente questo coso qua. Eh sì. Oggi si è arrabbiato. Gracias. C'è Gralilman. Ecco. È vero. Per quello che non vuole scendere. E Marco. Ti dispiace sgruppare 10 minuti? guarda Luca, c'è la roba che devi andare a prendere ad Oribus. Tu 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 tu. Azele, interessato. Pending. Non c'è domani. Io ho visto che saltavi sulle patatine. Fai minacci, Luca. Wiki Galli.
Ultimo try, no scherzo. Poi se non lo dico io non vale. Notte. Mi interrompo il quadrato. Devo non tirarti la pozza di sforza all'inizio. Per l'eroe. Non so che cazzo, cioè, va tutto bene, mi verrà anche dopo. No, dice, le cure che faccio agli altri eventualmente. Perché non lo tocco nemmeno a un certo punto. Poi un giorno voglio una foto delle tue mani, perché se fai DPS curi anche gli altri tanchi, come no, fa? No, no, c'è il l'abilità con la OE di Venture. Le mani di Gianni Morandi. Mi stavo immaginando tipo i due alieni gemelli di Man in Black. Ribidi e bad. A volte va tutto bene, cioè, stavolta ho puntato tre volte sto giro, cioè non so se cazzo fare. Secondo me mi fanno ancora un misurazione. Io faccio solo sniecco. Io non lo faccio. Però la cos'è? Dopo un po' ti overaggra. È successo. Magari Andre di quando fai lo scambio, così te lo facciamo, non a Link, ma dopo. Ad con il mio nome. No, oh, vabbè, senti, ci posso anche stare fermo e non fare proprio niente, nel senso, però... No, ma il spirit! Mi odio tanto. Che schioppata. Gialla e viola. Tutto qua. Ehi, i miei hand. Degli add, no, la guardia, gli axi, bollati, interrompete gli add notte. Picchiate Oen. Con il mio nome interromperei. Abbiamo un mass dispel già. Sì. Ok, questo condividiamo se è nessuno che può bollarsi. Sì, condividere contato. Mass dispel. Perfetto. Questo è il boss. Veloci. Devo partire il cast. Ok. Andate giù. Occhio piano col DPS sotto. Dio buono. Quando ci schioppate giù. Fate quello grande a mezza vita, lasciatelo bene. Io ce l'ho. Sì, ce l'ho. Fate la ben sciuccia. Prego di DP. Fuori. Ok,
add col mio nome tra poco, subito, che poi ci sono le spike. Concentrati che qua c'è il momento, pronto per blu. Spike al posto giusto, non tra vicine per favore. Ok, facciamo le due. Pallino e stella. Occhio poi con gli occhi, occhio poi con gli occhi. Gli add col mio nome, interrompeteli. Ammazzate per me. Agli occhi. Aziel, tanto che ci usate, inizia a correre. E anche Vitter che sta a picchiare. Va bene. Oh, non so perché. Mi ha preso a me. Va bene o no? Bene. No, vabbè, non è che c'è un fuggio di vita, come che cazzo. Gli add dei... tank. Oh, casino. Dai, dai, dai. Whippo, whippo, whippo. Ma adesso non ho capito, è successo il contrario. Mi avevo paragrafo Teola e cantato. No, ho cantato per sbaglio. Ah, ok. No, perché proprio non me ne sono accorto. Mamma mia. Vai via. Hai paura, eh? Hai paura. Sì. Neck che c'ha che tu sa. Mi raccomando, fatemi direction su di me. Notte
Fight al posto giusto. Avanti col mio nome. Dividere. Lì pure. Gliado col mio nome. Per rompere quello lontano. Pike. Vedi bene. Due vicine, ok. Ok, qua tra stella e giallo. Occhio al lad che stava avvicinando. Andatevi, lad. Condividere, cantato, condividere, cantato. Interrompete gli ad notte. Ma si disperso, ce l'abbiamo. Sì, arriva. Cure, cure, cure. Ok, facciamo l'altra spy. Lasciatela rompere l'altra spy. Si rompe da solo. Sempre. Gli add con il mio nome, interpretali. Ghiaccio qui. Posto, posto. Ok, ottimo. Giù. Non mi ci morite giù. Non andiamo a battere. Ammazzate pure gli altri. Ok, dai, concentrati. Gli altri con i miei uomini, interrompeteli. C'è uno lontano. Pike, mettetele bene, due vicine, l'altro lontano. Giù, portalo in mezzo con le due vicine. Ok, bene, bene, fermo per lì. Perfetto. Ok, occhio con gli occhietti, occhietti stunnate. Darkness Victrix. Ok. Arrivano i miei add. Gal Frost Blast. Vediamo. Tanto però. Dividere. Ok, arriva l'altra spike. Non fatevi acchiappare, per favore.
difensivi. Dai, resistete. Ok. Ando col mio nome. Interrompeteli. Ghiaccio che non c'ho la bolla, non ce l'ho fatta prima. Arrivo. Cioè, ti spero un cazzo questa cosa. Occhio agli addini. Occhi, occhi. Ti arricchiate che è il pulsante. Ok. Fate gli addini. Ok, fate gli addini, scendere chi deve scendere. Difensivi, ok, bravissimo. Saltate 3, 2, 1, Eris. Ora chi ha il Frost Blast, il cerchione sotto il culo, fuori muore. La Riss fuori ghiaccio, un tartaruga. Muori Raffa, muori se non è la tartaruga. No, muori, moro. Metto la trap sotto di lei. Finalmente, bravi. Vedi, se muoio solo io funziona. Grande. Il totem non mente mai. Grazie. Che bella la brace stigia. Allora, carino. Voto sì per il mitico, no per andare da Silvana. Per qualche tranche. Non ho capito, scusa. Sì, mitico primo boss, che è più facile Silvana, o Silvana qualche try. Ma te chiamo. Il mio non lo contare, no. Perché io devo staccare. Quasi 50-50. Andiamo a letto. Andiamo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, 15 yes, c'è, cioè. Dai. Yeah. Questo portale qui dove ci porta all'inizio, no? Ci porta a Silvana. Siamo a meno che Marco stacchi subito, facciamo Silvana. Oh, stacco, okay, così andate. Sì, dai, stacco, così andate, non è problema. Grazie a tutti. Silvana? Ciao Marco. Buon proseguimento. Bello, davvero. È vero. Cos'è questo? No, 18. Quindi non ho capito. Il neck? Ciao. Sì, è bellissimo il neck. Lo so. Il neck è quello, quello con la celerità. Ho fatto un bel 18, che... 36. La vuole tu rambar. Dai, mi si sta alzando la media, 52. Chi è che non vuole il neck? Ah no, io che l'ho preso. Maledetti. Il pane non ha i denti, che i denti non ha il pane. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao. Ciao. Intanto vi spiego cosa fa il mitico. Tanto dobbiamo camminare come matti. Vi spiego cosa fa il mitico, il primo babbacchione. È esattamente identico, solo che evoca due pozze da fare soak e i debuff delle pozze sono permanenti. Quindi come bisogna fare? Bisogna andare un pelo più difensivi con le orb
Quindi la chi trova, e ne servono almeno 3 o 4, c'è un potere che si chiama... Vediamo. È quello che vi dice che ogni 3 secondi prendete X meno danni e vi rimuove un debuff. Sì. Ho capito. Unstable soul, forse, vediamo. Terra. E praticamente servono 3 o 4 persone che prendono quello, di cui almeno un tank. Quindi i tank devono prendere uno di quello e uno, e uno quello dello stun per le catene, e poi almeno altre 3 persone fuori che prendono quello lì. Poi più ne abbiamo meglio è. Questo perché praticamente la pozza quella viola se la acchiappa, se la acchiappa al tank praticamente, quello, quello che ha il debuff che gli toglie, cioè che ha l'orb che gli toglie debuff, e gli altri dovrebbero prenderli un po' tutti con priorità quelli che hanno quel potere d'anima lì, perché ogni 3 secondi gli tolgono uno stack. Vado in bagno, e è finito. Poi per il resto è uguale all'eroico con numeroni più grandi. Quindi se trovate roba un pelo più difensiva, cioè quello se lo trovate obbligatorio, e il resto roba un pelo più difensiva, cioè fate magari un paio difensivi e un paio offensivi. Com'è il nome di quello obbligatorio? Ridimmi per favore. Adesso lo sto cercando. Unstable form dovrebbe essere, quindi forma instabile in italiano. Mentre sei in combat, intervalli regolari, riduce i danni del 99% e toglie uno stack di un debuff. Ops. Ma perché? Non so perché ho pullato, ho sbagliato. Ma stai già dentro? Io stavo aspettando il reset. Ma no, l'ho buttato fuori. Ma hanno sistemato che chi ha già ID può continuare a joinare o no? L'hanno sistemato, poi era rimasto che se dai già ID entri e non vedi il boss. Hai già l'ID, non vedi il boss. Ah. Cioè non puoi neanche entrare. Questo mob mi sta facendo venire mal di merda. Mi aveva detto nello scorso live che bastava che li facevi in ordine e potevi farlo con un altro gruppo. Ero io che lo dicevo, ma era una fake news. Ah, è una fake news. Guarda come lo va e si bugga. Mi sta facendo venire mal di mare. Dai, c'è un pochino. Fake news, prima. Come un casco ancora? Madonna, quanto è grosso. Compenso mi sta. A me continua a dare. A me continua a dare delle pizze. Poi indeciso, Sì. Non posso più scendere né salire. Né scendere né salire. Cosa tenti non farvi balzare giù? O tu? Comunque strana, non è che figlia.
La roccia a forma di orecchio di ricavone. Facciamoci piano coi pure. No, dobbiamo, almeno se dobbiamo fare il giro cambiarli un po' più vicini. In 10 metri, signori. 10 metri. Ma lui se ne va, se ne torna via. Ciao. Allora, torna io. Guarda, guarda. È arrivato lui. È arrivato il Necchi e ha capito tutto lui. Che gioco del cazzo. È resettato pieno di vita, però più. Che gioco del cazzo. Dai, Marco, vai a dormire che facciamo un paio di try ai classi. Ah, ma quindi non è questo il boss? No. Ah, sì, scusa. Ma... qualcuno sta, lo sta tankando o... Anche perché mi si sta continuando a resettare l'agro, mi si può. Porca troia, quanto fanno male! Aia! Aia! Davvero, davvero. Cioè... ma no, puliamo mezzo raid. Sta diventando un po' il festival del disagio, No, sono un pool di 4 mob, tra l'altro, nulla di pericoloso. Tanto è fuori Alex. E io sto sudando, no, tutti i camici. No, c'è la più di cazzo come si esce, ho fatto la pietra. Non so perché le parole, non ci ho capito un cazzo, ma tanto vengono i pezzi. No, ha resettato di nuovo. No, vabbè, facciamo che ammazziamo questi. Sì. Oh, sì, che abbiamo risparmiato tempo così. Ma fare come in classic, che ne puliamo una alla volta e lo facciamo fatto bene. Sì, appunto, non tutti gli altri trattati. Tra l'altro vanno dispellati perché hanno un buff di tutti gli altri. Del dominio devi correre, non puoi fare cose efficienti. Riusciremo a ucciderlo stavolta. andiamo a destra pure anche quegli altri. Due possono uscire e votare, esatto. Sì, vado io. Io sono già fuori. Sto arrivando. Io sono contrario a fare il mitico. Lasciatemi su. No, ci si diverte. Oh, mamma mia. Ma no, ma non ha senso. Ma che senso ha? Cioè, andiamo a fare due traie a settimana si dice che fare delle cagate a questo punto. Ma... unstable form, hai detto, Andrea? Unstable form, sì. L'ho trovata alcuna. Io la saccio. Non so, non c'ho più voglia di curare, porto via la palla. Guardalo come eroicamente si butta in mezzo. È gratuito. Ma non è vero. Perché è istantaneamente killato da critical shot di qualcuno? Ma è un muro finto, ero dietro il muro ma ha sparato di sotto. A me ha shottato dicendomi ti faccio critical strike ignorando la tua arma. Grazie. Buona giornata. E grazie. Sì. Un doppio 33k. Però. Ah, ecco questa. Okay. Poi l'altro qual era? Unstable form e...
basta, cioè il resto qualcuno ha preso quella, sembra che Simo ha preso quella della velocità e il resto è prendetene uno, cioè se trovate quello tipo dei danni ridotti o boh, cioè se no prendete roba che si dà. Anzi, c'ho già ID, non l'aveva scritto prima. Però non possiamo farlo in 19. No. Ma non puoi neanche entrare se c'ho ID. Ho capito, allora andiamo da Silvana. Dai, fuori andiamo da Silvana. Dopo che avevo lasciato tutte le spaventamenti. Dopo tutta questa sofferenza, ma non c'è un Docrates? Cazzo. Non so se ti è. Adesso l'ho droppato un BOE. Perché non so neanche se li droppano qua. No, i primi trash non droppano tutti. Ah, potenziamento. Ah, è stato bello. Dai, però quanti bio abbiamo droppato? Uno, prima. Our enemies are mass outside. Aveva già poi visto tutto quando è stato fuori. Io sì. Aspettate che metterò anche. Questo è il goofing del Tato. Sì, stavo con un goofing suo. Sì, ho sì, ho tirato 2000 cancheri e basta che mi attecchisse uno. No. Bastato uno. Che animale che sei. Okay. Ma no, ma non ha senso, eravamo lì a un passo, andavamo a fare due try. Andiamo a fare a un po' di wipe da Sylvanas. Era meglio un drop alto piuttosto che una Sylvanas vista ma non mai. Ma che cazzo te ne sborra dei drop? No. non prendi. Ah oh no, non si prende quello lì. Sylvanas tu la fai. Beh, bello quando... Primo sì, vado a riparare. L'ha tolto? Tolto. Resettato. Si deve parlare con... Si può entrare? Direi di no. Sì? Sì? Ok. Cosa se hai bisogno anche di un summon? La lista che spara tutto quello che vede. C'è qualcuno fuori a summonare per caso? Merlino per Torghast. Io ho visto le alfare che parlano. Devo spiegare. Sì, però qualcuno come fuori a summonare c'è. Cioè, in caso. Che tra l'altro questi vasi hanno più vita di un minare forse.
questi vasi? Ma è a Dalendal. Dalaran Storm. Azeroth's champions, you've arrived at last. Allora, nonna Sylvana, concentriamoci sulla prima fase. Allora, io e te, Joe, dobbiamo tentarcelo ogni volta che c'ha tre stack di dell'abilità lì, Dark Ranger, non mi ricordo come si chiama. Ogni volta che salta e ti spara in faccia i tre colpi, dobbiamo... Dai, ma questo è così cretino. Poi, attivate qualunque tipo di vortice per terra. E poi praticamente fa un'abilità che sono delle frecce. Spuntano dei vortici viola un po' diversi da quelli che dovete solo schivare. E il player più vicino verrà attirato da queste frecce, cioè verrà collegato a una delle frecce, quella più vicina, e verrà attirato verso la freccia. Ovviamente se arrivate alla freccia esplodete, quindi dovete resistere e nel frattempo fare DPS sulle altre frecce, possibilmente quelle dei vostri compagni, non quelle collegate a voi. Le frecce perché sono importanti? Perché uno vi mette un debuff ogni tanto, che è, non so se lo mette a tutti o solo ai tank, penso a tutti, che si chiama Barbed Arrow, e praticamente è un bleed che può essere che stacca all'infinito, e l'unico modo per toglierlo è farsi acchiappare da una catena delle frecce. Quindi se avete più di uno stack, vuol dire 2-3, cercate di stare vicino a una delle frecce che tira lei, e poi occhio però a non finirci dentro. E questo debuff come lo mette? Quando fa l'abilità che si chiama Withering Fire, fa Windrunner. Dice rilascia una volley di frecce, 6.000 danni ai player che vengono targettati, e gli mette il debuff. Ok, quindi ci dobbiamo prendere dalle frecce. Diciamo che non è che dovete farvi prendere dalle frecce, lei poi ne butta giù le, che ne so, 10-11 frecce per terra, e punterà una catena che vi collega alla freccia più vicina. Però se c'è un player più vicino di voi, ovviamente non prende voi. E quello vi fa, una volta che viene rotta la catena, vi toglie il debuff. Per il resto è schivare qualunque roba. Targetta delle persone a caso e bisogna curarle singolarmente. E poi... che altro? Bisogna, ci fa un cerchio come in normal, fa il cerchio nero intorno a lei e bisogna uscire dal cerchio nero. Più velocemente possibile. Fa un fracco di danni quando il tank esplode lontano, e ovviamente dobbiamo switchare e basta. E poi nella fase di intermissione dobbiamo semplicemente schivare, perché lei non prende più danni. Vediamo la prima fase. Quasi qua, vedo.
parti tu, Gio. Five, four, three, two, one. Very well. Jack, you deals. Scusate. Ecco, queste qua sono le frecce con le catene. Devo tentartela. Lontani. Pronto. Guardate. Pronta. Via da lei. Big schiaffone a me. Troppa gente con troppe stack, però non si può sentire nessuno. Chi ha tre stack deve andare vicino alla freccia e pulirsi. Quello sì, quello sì, però chi appunto magari ne ha uno si sposti anche lontano, che non, sennò sì, magari la prende sempre lo stesso e gli altri non riescono. Dovete guardare dove cadono i vortici e allontanarsi da quella zona, perché poi le frecce escono da quei vortici. È la terza, già dovete toglierlo. Sì, e chi ha due stack dovrebbe farsi. Vabbè, due ancora va bene, sicuro. Ma da tre in poi è un casino. Ovviamente questi vorticini bianchi con delle forme carinissime non bisogna prenderne nessuno. Sono danni gratis. The cycle will be broken. At long last. We will have justice. Io stacco, ragazzi. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Ultimo try, poi devo andare a dormire. Domani si torna al lavoro. E dai, ultimo try, poi andiamo a dormire. Tiriamo PL al link? Beh, sì, tanto per... Sì, solitamente io a Ink, che tanto poi si resetta per il 56%. Per l'ultima fase, cioè.
5, 4, 3, 2, 1. Very well. Jack, it is. Aspetta, aspetta. Freezer in lista di Nederlander dovete resettare. C'erano dei vortici qui che non sono apparsi. I vortici più viola sono quelli che spawnano le frecce. Io darei. Le frecce non spuntano su ogni cosa, su ogni pozza? L'ha detto prima Clarissa. Ho detto prima, quelle più viola sono quelle che spawnano le frecce. Quando vai in fase 70 o 80? 85. 103. Io ne ho 6. Esagerato. Non ce la faccio. Aspettate ad andare un secondo. Dopo vuole 12 catene. Comunque il primo mitico è molto più facile di questo. Ok. Va bene. Se ci siamo mercoledì partiamo dal mitico.
E... se siamo in 20 ovviamente. E poi estendo il lockout. No, però manca lo scriba. Vabbè, faremo lo scriba praticamente. Guarda che abbiamo lo skip, no? Anche per l'eroico. Fino a qui. Beh, piacerà. Ok, quindi faremo praticamente Kal'Thuzad e Sylvanas. E un giorno lo dedichiamo a rifare l'eroico per chi deve fare ancora gear. Però guardato il raid, praticamente siete tutti sopra il 240, tranne Nero Pion. Pion. Nero Black e Sentryl. E io. Anch'io sono 239. Sì, 239.38 Tato e Clarisse 239.94. E anche tu, Rambar, vabbè, però sono tre persone su 20 e lo facciamo l'eroico un giorno, però ci concentriamo a prendere almeno il primo pezzettino 252. E poi Kal'Thuzad e Sylvanas che droppano 246.